Fermali, ti avevo detto, non le fai, vedi che vanno via. Fermali chi? Loro. Che c'è? No, lui non vuole essere ripreso. Chi? Luca. Ah, Luca no? Non vuole essere ripreso, no. Per valutare effettivamente se a 6, 7, 8, 9, no, stessa vibrazione sulla coscienza. Ecco due stelle del firmamento. Bene, grazie, grazie. Potete chiamare chi è fuori? Chi è fuori? È sul dovuto. Allora scusate, pronto? La modalità d'uso della prossima parte del seminario funziona così, che Santos farà una mezz'ora ancora con proiezione di diapositive eccetera, poi finita la mezz'ora noi molto rapidamente ognuno di noi prende la sua sedia, poi ci sarà un volontario che prende la lavagna e ci spostiamo nell'altra tenda che c'è fuori e finiamo all'aperto, e anche perché questo ci permette di essere svincolati dai problemi, diciamo, qui del ristorante, hanno una cena e possiamo stare fuori a fare domande, a chiacchierare, a continuare l'esperienza con un po' più di libertà. Poi lasceremo chiaramente riposare Santos un po' prima della pizzata, va bene? Si potranno fare domande oggi o soltanto domani? No, no, anche stasera fuori si possono fare domande. Però l'importante sarà essere autonomi, sedia e fuori. Grazie. Sì, ce l'ho ancora. No, ce l'ho al 10. Allora, possiamo iniziare? Allora, il segreto della creazione è nella onda. Questa è la onda. Qui la onda si autospiega. Poi possiamo approfondire questa onda. Oh. Qui si ha segni di fuoco, ariete, leo, leone, sagittario. Segni di terra, Tauro, Vergine, Capricorno. Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Quindi si vede che ogni elemento comincia col cardinale, fuoco cardinale, nasce, cresce, muore, inverno. Acqua comincia cosine, appunto coseno. Comincia qui nell'estate, si fissa qui in autunno e finisce
subito prima della primavera. Terra comincia in Capricorno, cardinale si fissa qui in primavera, cambia in Vergine estate. Quindi vediamo gli elementi, i quattro fiumi, sempre la onda comincia qui, a punto zero, la luce equilibrata perfettamente, nasce qui nel fuoco, tetragramma, tetraedro, Geova, il creatore, Gesù, sempre qui il sole esalta. Sì, perché esalta sulle forze dell'inverno, quindi esalta, quindi in chiesa celebrano la risurrezione, è risorto, ah è tornato, primavera, è Giasone che va in cerca della lana aurifica, la trova qui, la barca è sempre qui, Argo è in Cancro, quindi Giasone viaggia con i suoi 50 uomini per i mari per trovare la lana e deve fare questo viaggio. Ercole deve uccidere il leone, Sansone deve uccidere il leone, poi deve pulire Ercole le stalle in Cancro. Gesù, ecco che due Vangeli cominciano con Arieti, Ariete, due cominciano con Capricorno. Come lo sappiamo? Perché Matteo e Luca cominciano qui con la scena della natività. Bebe Gesù, piccolino, oh che bello, e nasce qui il 25 di dicembre. Però Marco, Marzo, il regnante di Ariete, Marzo, oppure Marco, Marzo, Marzo e Giovanni cominciano qui, con Gesù già cresciuto e Giovanni Battezzatore dice, nei primi capitoli nel primo capitolo di Giovanni, c'è Giovanni il Battezzatore che dice, ecco l'agnello di Dio che porta via i peccati del mondo. Perché sempre la primavera, quando sorge Ariete, sempre dopo il 21 di marzo porta la primavera, le cereali, perché qui c'è il cervello dalla dea Ceres, cereali, ecco perché il 15 aprile in Roma si celebrava cereali. La stessa data in India celebrano il compleanno di Sri Rama. Rama. Ascensione retta meridione, come GMT. Sri Rama, compleanno 15 aprile. 15 aprile in Giappone invece celebrano una festa che si chiama la festa di Isacco. Sì, perché Abramo, padre Ram, Ariete, il cielo, cervello, head, heaven in inglese, head, testa, deriva da heaven, cielo. Abramo Abramo sacrifica il suo Isacco, insomma, sì, però sì. Lo sacrifica, viene un angelo, dice no, prendi invece quel caprone montone nel cespuglio, e prese e uccise il montone, perché quando il sole passa per Ariete uccide l'Ariete, quando passa per il toro è il Mitra che uccide il toro, quando passa per il leone è Sansone o Ercole che uccidono il leone, perché uccide il segno.
Quindi c'è un sacrificio, il sacrificio dell'agnello di Dio, perché noi abbiamo di vita, se no non avessimo vita. Quindi abbiamo questi due punti di cominciare, di iniziare. Qui dentro troviamo tutte le feste religiose, poi facciamo quella presentazione domani di tutte le feste che si trovano sull'eclittica. E quando si guarda l'eclittica, quando si guardano le feste, tutte le centinaia di feste, si vede perché, come in alto, in basso. Un esempio, quando il sole è qui, il 15 dicembre, si celebra l'assunzione della Vergine, no? Sì. Sì, perché quando il sole entra nella Vergine, verso la fine di metà agosto, perché nel 21 di agosto entra in quel segno, però 5 giorni prima si comincia a nascondersi, perché quando il sole sta nel segno non si vede il segno, perché non si vedono nessune stelle. Però ora il sole si trova in Vergine, e se fosse buio, e se fosse possibile vedere le stelle dietro il sole, ci sarebbe proprio, sarebbe nel cuore della Vergine, perché è il 14 agosto. Però il 15 agosto, domani, è la Vergine, il 14 settembre, sì, siamo nella Vergine. Okay. No, il 15 agosto l'assunzione è qui sulle soglie di entrare, però è assunta, perché il sole quando l'attraversa l'assume. Poi l'8 settembre, quando il sole è qui, si celebra la natività della Vergine, perché quando si alza la mattina si vede il sole, prima di alzarsi il sole si vede le stelle che stanno dietro, ed è la Vergine che comincia a spuntare fuori dietro il sole e rinasce. Ecco come si fanno a capire le feste che si celebrano qui. Che altro succede qui? Tutto, proprio tutto. Nella Bibbia queste sono le cose che sono successe nel 17 Nisan. Questa è la data, Nisan vuol dire arieta, ed ecco il segno della marca Nissan giapponese che c'ha l'arieta, c'ha... No, aspetta, quello è la Mazda, quello è Mazda è così, quello di Nissan è così, è il sole nel mezzo dell'equinozio qui, perché questo è Nisan, quindi è il sole che passa nell'equinozio. È proprio quello, Nisan. Quindi le cose che succedono 14 Nisan, che più o meno è qui, primi giorni di Ariete, l'arca di Noè arriva sul monte di Ararat. E gli Hindu dicono che questo chakra si chiama Sahasrara. Ok? Quindi qui sul monte Ararat, 17 Nisan, l'arca di Noè, Gesù risuscita. 17 Nisan, gli israeliti passano attraverso il Mar Rosso. 17 Nisan, gli israeliti mangiano della frutta, la prima frutta, quando entrano nel paradiso, nella terra promessa. 17 Nisan, Ester libera i giudei, in Persia. 17 Nisan, Gerico, le mura di Gerico cadono. 17 Nisan, perché sì, questa è la monte di Ararat. Il diluvio di Noè vuole 150 giorni, dice la Bibbia. Qui c'è Scorpione, questo è il segno di Scorpione, M per Maria, mare, acqua. E qui c'è pesci, acqua. Qui c'è acquario,
acqua, acqua. Qui c'è il capretto metà pesce che viene dall'acqua. Questo si chiama il mare. Questo è il mare, il diluvio di Noè. E la Bibbia dice che erano nell'arca per 150 giorni, 5 segni di inverno. Poi arriva sul monte di Ararat. Noè, l'arca è questo arco, gradi, di gradi, di minuti, di secondi. Noè è l'anno, oppure il sole. Quindi vediamo che qualcosa di molto di importante succede qui. E vediamo che quando portiamo l'olio prezioso del Cristo, perché si chiama Cristo nel sistema greco, crismo, quando lo portiamo da Ofiuco fino al suo fratello opposto, Orione, in Tauro, qui c'è Ofiuco, qui c'è Orione, e loro lucia i serpenti, quei serpenti, l'olio deve ascendere fino a cielo, questo è cielo, cervello. Questo è il sistema che, insomma, è sempre stato. Se dico che è nato in Egitto, dico la verità. Oppure se si trova questa scienza di come costruire i cieli, dico la verità, però non tutta la verità. Perché loro lo hanno ricordato anche loro, come lo stiamo ricordando noi. Così sono fatti i cieli, perché questo spiega, questa croce, la onda. Questo è solstiziale, questo è equinoziale. Qui c'è punto zero, due punti zero, qui c'è sbilancio. Qui loro hanno messo Ariete di qua, Ariete qui, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, però sempre di sopra, sempre di sopra. E qui di sotto il diluvio di Noè, Egitto, il Mar Rosso, perché è tutto il rosso in inverno, autunno, no? Quindi, partendo da questa parte, si arriva qui all'altro equinozio. Quindi vediamo, come dicono sempre gli astrologi, che Ariete, il montone, simboleggia la primavera, il toro, che il contadino deve prendere il toro e coltivare la terra e piantare i semi per mangiare nella Vergine, nel segno della Vergine. Gemelli nascono capretti a gemelli, agnellini a gemelli. Cancro, perché è un animale che cammina così, dicono tutti gli astrologi, Dupuy, Volney, gli amici di Napoleone il Grande, che sono scesi in Egitto, no? Napoleone ha portato tanti scienziati, tra cui Volney e Dupuy, che questi due hanno insegnato questa astroteologia e hanno scoperto che in Egitto si celebrava, si adorava Cristo da millenni, sempre. Questa è la scienza di cristianità, la scienza di luce. Cristo vuol dire luce, consapevolezza. Sì che l'ho insegnato in Egitto. Cosa? Giordano Bruno è morto per dire quello, che se non torniamo alla scienza che ci hanno lasciato gli egiziani, siamo perduti per sempre. Perché loro sapevano che così funziona la luce nell'universo pensante. Questo è l'universo pensante, universal mind thinking. Comincia qui, parte da qui. Ogni frattale, ogni cosa che viene prodotta dalla luce, parte da Ariete, finisce nei due pesci. E fa sempre così. Fa un dualismo, oppure fa una trinità, cardinale fisso mutabile, cardinale fisso mutabile, oppure fa una tetragrammaton, fuoco, terra, aria, acqua, fuoco, terra, aria, acqua, via dicendo, oppure fa una dozzina, un 12, perché il 12 da dove deriva? Dal dodecaedro.
l'etero. Questo è il Matrix, la madre, la vergine. Anche gli egiziani portavano questa scienza, l'arco di Nuit. Questa è Nuit, la dea della notte. Quando non c'è sole, vengono fuori le stelle. Ecco perché Perseo dove si trova? Quello che uccide Medusa. Dove si trova? In Ariete. Ogni mattina Perseo, e lui uccide Medusa, perché Medusa è le stelle della notte, perché quando salza lui, volano via. E Medusa simboleggia la notte. Ogni mattina Perseo qui. Cassiopea. Cetus, il mostro dell'acqua, perché c'è acqua nel cervello. Poi c'è Orione, Eridanus e Auriga, i due eroi. Perseo in Ariete, Orione qui e Auriga. Questi sono i sei costellazioni di questi due bellissimi segni di cielo. Qui nella testa, cervello, cervelletto, cerebrum, cerebellum, in latino. È molto importante, cerebrum porta la parola rum, ren, e bello, cerebello porta bull, il toro, el, baal, che fino a questo giorno se qualcuno è bello diciamo oh che bello, che bella, per baal, perché baal il sole è bello, per Bacco, Bacco. Sabasio, Horus, Osiris, non importa, Viracocha, Humpty Dumpty, non importa, è sempre il sole. Quindi Eridanus si trova qui, parte dal piede di Orione, la stella azzurra Rigel, nel piede di Orione, lui ammazza il toro, e parte un fiume che si chiama Eridanus. Iru Danus, che è nient'altro che Giordanus, il Giordano, perché quando Ofiuco porta i regalini a cielo, perché Gesù dice i tesori devono stare in cielo dove non c'è ruggine e non periscono, vuol dire che se noi i nostri pensieri sono qui in questo tipo di creare, perché questo è un altro tipo di creare anche importante, però sotto il cuore, il chakra di mezzo, questo riguarda le cose materiali che scendono giù all'inferno, perché inferno che cos'è? Tutto ciò che è sotto i reni, bilancia, i due reni bilanciano e stanno nel mezzo. Sempre, aspetta, nel mezzo della onda, sempre nel mezzo, bilanciando la onda. E questo fiume finisce in acquario, nel piede di acquario, acquario versa l'acqua e il fiume arriva ai suoi piedi. Questo è il fiume dove Gesù si è battezzato. L'Eridanus non è nient'altro che il sistema ventricolare. Si dice così? Sì. Ventricular system. Sì. Pieno di fluido, di liquido. Ed è il fiume dove Gesù, dopo di l'eroe, si deve battezzare. Perché quando ascende il fluido cerebro-spinale che abbiamo nel corpo, quando infine arriva ad Orione, si risvegliano le cellule addormentate nel cervello. E infine uno entra nella consapevolezza, quella la più alta, in cielo, non quella bassa. Qui quelli che vivono sotto il chakra del cuore vogliono sempre, hanno ansietà di delle cose
materiali, fisiche, potere, vogliono potere sugli altri. Quando si arriva al cuore, nel mezzo, qui, ecco perché Gesù sempre punta verso il cuore, è in cielo, sempre fa così, no? Gesù del Sacro Cuore, sempre così, perché Gesù è il sole regna il leone nel cuore, cor leone. È così, sempre si indica Padre, Figlio, Spirito Santo, perché Padre è Padre Abramo, l'antenato dei figli di Israele, dei 12 tribù dei figli, perché l'antenato è qui, il Ramna, il montone, Abramo. Figlio, Gesù Cristo nel cuore, il figlio, in inglese Son, S-O-N, S-U-N, stessa parola, stessa pronuncia. Ecco perché Padre qui, in cielo, il Figlio nel cuore, il Sole, il Leone, Spirito Santo, puntando verso, Spirito Santo vuol dire Spirito e Aria, Spiritus, Aria, gemelli, questi sono i gemelli, Spirito Santo. Perché ogni cosa è prodotta così in questa scienza. Qui c'è nascita, crescita, distruzione della terra. Qui c'è nascita, in cancro, qui c'è crescita, in leone, qui c'è distruzione della stagione di estate. Quindi qui c'è Brahma, Vishnu, Shiva, creatore, preservatore, distruttore. E queste tre fasi si trovano dovunque in questa scienza. Basta prestare attenzione, non è difficile. Ecco perché più che si fa questa onda, più che si fa questa onda, io lo farei ogni giorno, perché questa è la chiave, il segreto della creazione, questo è il simbolo della creazione, il sacerdote di Venere. E più si fa questa onda, si riempisce, riempie. E si riempie di informazione, per esempio dal punto di vista alchemico, qui c'è Marte, il regnante di Ariete, qui anche c'è lui ha due case, queste due, Scorpione, Ariete. Gli alchimisti sanno che possono trasmutare ferro in oro solo sotto le stelle di Scorpione. Ferro, questo è ferro. Quindi si parte sempre dal Sole e la Luna. Il domicilio della Luna è sempre qui. I luminari hanno solo un domicilio ciascuno. I cinque pianeti ne hanno due. Partendo da qui, andando dai pianeti più vicini al Sole, cioè Mercurio, Venere, Marte, Giupiter, Giove e Saturno, qui si riempie la scienza di astroteologia e astrologia. Qui è, allora, il pianeta più vicino al Sole, Mercurio. Non può distare più di 28 gradi dal Sole. In qualsiasi carta, lui è sempre vicino al Sole. Nella Bibbia questo è Giovanni, che dice: io sempre stavo vicino al petto del Signore. Venere, sempre secondo distanza dal Sole. Marte, qui Giove e Saturno. Saturno, Satana, è all'inverno, inferno, sempre è opposto al Signore. Vedi, il Signore è molto felice nella sua casa, perché qui è pieno estate,
arrivano i giorni del cane, no? Dog dies, calore, terribile. Il leone che rugge, estate. Quindi lui è felice qui perché dentro della sua il suo segno, i tre decadi, uno dei tre decadi è la coppa, the Holy Grail. Questo è Cristo, il re, con la son real. Poi vicino lui ha sempre le sue due Marie, qui la Vergine pura, la madre. Qui invece c'è l'altra non tanto bravina, Maria Maddalena. Maddalena vuol dire la luna. La luna. Elena,